Il Milan non si arrende. Oggi i suoi tifosi l'hanno incoraggiato con uno striscione che diceva: cuore rossonero batte ancora, la nostra lotta è cominciata ora. Ed il Milan ha restituito l'abbraccio rifilando due gol al Cagliari. Ai sardi è venuto a mancare Bruniera, infortunatosi dopo circa 20 minuti. Malgrado ciò, hanno disputato un ottimo primo tempo, creando spazi per conclusioni come questa di Bellini. Dopo alcune buone parate, Corti è stato battuto da una punizione di De Vecchi. Sembrava una bomba di Gigi Riva, dirà Tiddia negli spogliatoi. Lo stesso De Vecchi più tardi dava ad Antonelli la palla del 2-0, ma il tiro del centravanti milanista era impreciso. All'inizio della ripresa, Selvaggi, che ha messo costantemente in crisi Collovati, ha sfiorato il pareggio con quest'azione. E ancora Bellini ha spaventato Albertosi con un calcio piazzato molto violento. Qui però il Cagliari ha chiuso. Illudendosi di poter pareggiare, si è esposto al contropiede dei campioni d'Italia, i quali hanno colpito prima un palo con un Bigon e poi hanno affondato colpi pericolosi nella sguarnita difesa avversaria. Ecco il secondo palo colpito da Antonelli dopo lancio di Novellino. Ed ecco come si realizza il raddoppio. Combinazione Novellino-Antonelli e gol di Buriani. Meritatissimo premio per il biondone, perché anche oggi è stato il migliore in campo.